pomeriggio amici di The Vox, buon pomeriggio. Bene, oggi siamo carichissime perché vogliamo introdurvi ad un fine anno, perché ci siamo quasi Ormai. ormai, e l'altra volta abbiamo lanciato l'idea Dell'oroscopo. Quindi vi intratterremo questo pomeriggio con il vostro segno zodiacale. E, ovviamente noi non siamo astrologhe, quindi dico che leggeremo le previsioni da una nota rivista, Ovvero Donna donna Moderna. moderna. E insomma, vi vogliamo belli carichi per questo 2020. Che tra l'altro sottolinea che il 2020 sarà l'anno dei cambiamenti e dei successi. E la parola d'ordine pronunciata con il sorriso dice proprio che sarà rivoluzione. Ovviamente un po' per tutti i segni zodiacali, per alcuni in particolare. Esatto, poi vedremo quali sono questi segni favoriti. I 5 segni favoriti per questo 2020. Inizierei. Inizierei dall'Ariete. Esatto. Allora. Ariete. Il 2020 sarà un anno sicuramente movimentato. Avrai energie da vendere per tutto l'anno, soprattutto da giugno. Infatti la tua sarà un'estate super energica, ma anche un po' litigiosa. In amore si prevede la passione, esattamente come piace a te, impetuosa e avventurosa. Partirai in quarta con le conquiste e se sei in coppia probabilmente imparerai a convivere con una dolce inquietudine. Sul lavoro nulla ti sarà regalato, soprattutto da gennaio a marzo e durante l'estate. Invece in primavera tenta il tutto per tutto, chiedendo un aumento, inviando il tuo curriculum e aspirando a una nuova promozione. Quindi carichi verso maggio, aprile. La primavera, la rinascita. Esatto. Passiamo al toro. Che rivoluzione sia! Iniziamo con Saturno e Giove, entrambi stazioneranno nel segno del Capricorno. Saturno fino a fine marzo e poi farà un giro in acquario rendendoti meno ottimista. In questi primi mesi del 2020 spingi fortissimo sull'acceleratore. Se hai in mente di cambiare la tua vita, non pensarci un secondo di più. In amore si prevede una passione travolgente nel mese di febbraio, quindi riscalderete un mese freddo dell'anno. Forse si tratta di una persona che già conosci, ma che fino ad ora è stata solo un'amicizia. Un altro momento rovente sarà l'estate. Sul lavoro cambierai moltissimo, devi trovare il coraggio per fare la tua rivoluzione, senza paura. Meglio se da subito. Favoriti i contatti con l'estero. Ecco, Interessante. pensavo che non conosco nessuno dei segni del Io toro. sì, tanti. Io stavo pensando, cioè adesso non mi viene in mente nessuno. È un bel segno forte, Beh, il toro il sì. Passiamo ai gemelli. Nel 2020 non avrai più Giove opposto. Ti sembrerà di esserti tolto un peso dalle spalle. Ottimo inizio. In più, da fine marzo ai primi di luglio avrai un ottimo Saturno. Puoi costruire tanto nella tua vita adesso. In amore avrai voglia di consolidare. Dopo flirt e avventure e anche dolorose rotture nell'ultimo anno, ora hai voglia di serenità. Ed è molto probabile che tu proponga al partner una convivenza o che abbia voglia di un bebè. Chissà. Oddio, la mia coinquilina gemelli, però. Deve dirci qualcosa. Sul lavoro sarai estremamente metodica, non più dispersiva e caotica, e come se fossi più concentrata. Per questo sarà un 2020 in cui metterai basi importanti per la tua carriera. Ed effettivamente c'è la laurea anche per lei, Quindi, quindi sai. Cancro. Nel 2020 dovrai mostrarti combattiva ed energica, anche se la tua indole è piuttosto pigra e casalinga. Le stelle ti spronano a essere attiva, soprattutto Saturno, in un segno che ti è opposto, ma solo fino ad aprile. Questo non significa che non avrai fortuna, significa soltanto che imparerai a conoscere il lato più vivace della tua personalità. In amore ti rivelerai diversa da come ti sei sempre conosciuta,
meno timida e più decisa. La vita professionale richiederà concentrazione e pragmatismo, ma tu sei dotata di una certa concretezza, anche mentre sogni, quindi ce la farai. È un po' il femminile questo rosso. Sì! Vabbè, donna moderna. Però si sa che comunque... Sì, sono più o meno simili. Esatto. E passiamo al leone. Leone, ruggisci anche nel 2020. Figurati, sei una vera leonessa. I pianeti ti assicurano un anno tutto sommato tranquillo e sereno, tranne che in primavera, perché proprio da aprile sarai chiamata a rivoluzionare qualcosa nella tua vita. In amore vivrai inquietudini, ma saranno belle inquietudini. Sarai attratta da persone così diverse da quelle che di solito ti piacciono, e questo ti porterà a conoscere nuovi mondi e a crescere. Sul lavoro hai faticato molto e ti occorre ancora uno sprint finale di impegno. Non mollare, soprattutto in primavera. Anzi, impegnati a mille. Avrai le tue soddisfazioni. Il leone, un bel segno. Di fuoco. Vergine! Scusate, ma qui c'è un attimo. Leggeremo questo segno con più enfasi, dato, esatto, dato che è il nostro segno. Tra l'altro salutiamo il nostro amico Luca, del segno della Vergine, anche lui, con cui ci troviamo alla perfezione. Esatto. Ciao Luca. Un caro abbraccio. Il tuo è uno dei segni favoriti del 2020. È già per noi. Stappa pure lo sfumante e brinda. Prima di tutto avrai Giove super favorevole, ciò vorrà dire fortuna, dopo tanto, chissà, te la meriti dopo tanti sacrifici, ecco. In amore tutto è possibile, se sei in coppia sarete sempre più affiatati e sereni, pronti anche a fare un passo importante. Se sei single potresti incontrare la persona della tua vita, oppure tornare con un ex. E non so quale delle due sono peggiore. Vabbè, già almeno dici che potremmo incontrare la persona. Poi sottolinea tutto è possibile perché la sfiga non c'è mai. Ma parliamo dei successi professionali, perché anche quelli non mancheranno. Ed è probabile che ti offrano una promozione o un ruolo più prestigioso. Non rifiutare per paura di non riuscire. Quest'anno hai poteri magici. Bilancia. Il 2020 si apre con Giove e Saturno in un segno a te ostile, ma poi in primavera la situazione si ribalta e avrai Saturno dalla tua parte. In ottima posizione per la carriera. Le stelle ti chiedono di essere più generosa e altruista quest'anno. In amore dovrai aprire il tuo cuore e superare la dimensione estetica che tanto catalizza la tua attenzione. Insomma, imparerai ad andare più a fondo e a non accontentarti. Ti manca solo un pizzico di coraggio, taglia i rami secchi. Il lavoro ti ha dato molto in questi anni e tu hai dato molto al lavoro, a volte troppo. Ora devi riflettere sui tuoi desideri e sulle tue inclinazioni. Il 2020 è proprio un anno di importanti riflessioni, spesso decisive. Passiamo agli amici dello Scorpione. Anche questo è un segno tosto, strong. Anche il tuo è uno dei segni favoriti del 2020. Avrai dalla tua pianeti importanti come Saturno, Giove e Marte. Insomma, sarai davvero inondato da vibrazioni positive, non perderne nemmeno una. In amore hai recentemente tagliato rami secchi. Non è stato sempre indolore, ma ce l'hai fatta. E ora sei pronto per l'amore, con la A maiuscola, o comunque per passioni colme di gioia. Basta soffrire. Sul lavoro avrai voglia di cambiamenti, anche epocali. Potresti finire a fare qualcosa di inaspettato, ma che ti porterà ad alzarti ogni mattina col sorriso. Bello questo. Dai, dai, bello. Sagittario, il 2020 particolare è particolare quello che ti aspetta. Prima di tutto sarai molto costruttiva e anche concreta. Caratteristiche che ti appartengono, ma non del tutto. Sei un idealista e una sognatrice. Saturno sarà molto favorevole in primavera, per poi tornare ad esserlo a dicembre. In amore attenta alle polemiche. Ti mostrerai al partner diversa da come ti ha conosciuto, forse più riflessiva e meno impulsiva. Per questo potresti provare attrazione per qualcuno che ti sproni a essere più concreta. Sul lavoro sarà un anno importante, sicuramente molto produttivo. Sei un'ottimista organizzatrice, un'ottima organizzatrice. Nel 2020
Oggi non sono dislessica. Contrasterai anche la tendenza alla depressione. Sagittario, mi conosco diverso. Bene, passiamo al Capricorno. Segno al top della classifica. Iniziamo da Saturno, che ti fa compagnia da un bel po'. Grazie a questo pianeta lento, giudicato da molti pesante, hai costruito e posto solidissime fondamenta. Ora, dalla tua, hai anche Giove. In amore sarà davvero come in una favola. Sarai molto meno diffidente e romantico, come non sei mai stato, e penserai ad un grande progetto che si realizzerà. Sul lavoro, promozioni e riconoscimenti costelleranno quest'anno scoppiettante. Li meriti, hai lavorato così tanto che spesso in passato ti hanno chiamato stacanovista. Acquario, pronto a ballare? Il 2020 si preannuncia molto movimentato, soprattutto da fine marzo ai primi di luglio, quando potrai assestare un vero colpo da maestro sul lavoro o nello studio. L'amore sarà finalmente sereno e la passione tornerà nella tua relazione. L'importante è che impari a tagliare i ponti con il passato. Hai fatto fatica a farlo lo scorso anno, ma questa primavera riuscirai benissimo a voltare pagina. Il lavoro promette grandi cambiamenti, soprattutto nei mesi centrali dell'anno. Sarai finalmente tu, con qualche rischio in più, ma tu. Passiamo adesso ai Pesci, l'ultimo segno dell'oroscopo. Indossa un bel sorriso e sei pronto per questo 2020. È finita l'era del vittimismo e della tragedia. Ora hai davanti mesi di favori astrali. Sfruttali tutti, anche superando un po' la tua timidezza oppure sfoggiandola con orgoglio. In amore, i passaggi astrali sono molto favorevoli. Ti senti pronto per una grande, nuova passione. Tanto erotismo in vista, scoprirai molto di te e ti stupirà sentirti così sexy e spregiudicato. Sul lavoro supererai timori e insicurezze per dirigerti dove ti spinge la tua ambizione, che quest'anno è davvero immensa. Ottima idea quella di provare a fare qualcosa di nuovo. Bene, quindi abbiamo concluso i 12 segni zodiacali. Ovviamente, che cosa possiamo dirvi? Iniziate a mettere queste bottiglie di bollicine in fresco. Negli ultimi anni ricordiamo che sono sempre più in aumento, diciamo, per noi italiani le vendite dei nostri vini. Ovviamente, se scegliete di brindare con uno champagne, vabbè, fate una buona scelta. Devo dire, ci sono degli ottimi spumanti di categorie superiori italiani che non hanno nulla da invidiare a quelli francesi, però un buono champagne è sempre un buono champagne. Io non ho detto i nomi di nessuna azienda. No, non ho detto nulla. Semplicemente preparate queste bottiglie. Era un 2020 carico. Esatto, bisogna partire. Al di là dell'oroscopo. Al di là dell'oroscopo, esatto. E niente. Vi lasciamo con la classifica. Sì, dei esatto. 5 segni più fortunati di questo 2020. Partiamo dal quinto per arrivare fino al primo. Vai. Al quinto posto abbiamo l'Ariete. Leggo. No, ve li diciamo. Abbiamo l'Ariete. Al quarto posto abbiamo invece il Toro. Terzo posto è la Vergine. Vergine, già medaglia di tirata, ce l'hanno tirata. Per fortuna non ci è andato quella oro. Ancora un margine di salvataggio. Chi si classifica al secondo posto? Cancro. E al primo? Medaglia d'oro per Capricorno. Sarà il re di questo zodiaco del 2020. E con questo vi salutiamo.